Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Gare di Passo Traia e San Michele di Fermo, la gara di Tolentino. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. L'abbiamo citata nei titoli, ma purtroppo la gara della San Michele di Fermo, 37esimo pallino d'oro, 20esimo trofeo FM, e Memorial Ferruccio Minetti, non possiamo mandarla in onda in questa rubrica, ma lo faremo in quella della prossima settimana. Ve ne anticipiamo i vincitori, che sono stati nella categoria CD Ermanno Fiori del Città di Ascoli, che ha superato in finale Giovanni Cognini dell'Elpidiense, e nella categoria AB Luigi Giordani Salaria, che ha superato in finale Maurizio Panichelli Civitanovese Gattafoni. Arrivederci alla prossima settimana. Non mancate. Della gara nazionale femminile alla Bocciofila Tolentino vi abbiamo fatto vedere tutto o quasi nella rubrica della scorsa settimana. Completiamo oggi il servizio con le parole del presidente Claudio Pascucci e poi con la finalissima fra Marina Bracone, Olimpia Correggio Reggio Emilia, e la giovanissima, e dobbiamo dire anche bravissima, Flavia Morelli, Lucrezia Pesaro Urbino. Bene, diciamo che tutto è andato bene, forse poteva andare qualcosa meglio, ma Sara è stata bravissima, guarda, è stata una semifinale dura, diciamo così, una battaglia, forse la poteva vincere, poi è andata così. E beh, tu so che ti riferisci a Sara, che è mia figlia per chi non lo sa, che oggi ci aveva regalato una bella sorpresa in effetti. Io la voglio ringraziare e dirle brava, perché effettivamente non ci aspettavamo nessuno questo risultato, perché è la prima gara che fa nel settore senior femminile e quindi l'emozione poteva giocarle brutti scherzi. Invece è stata tenace e brava fino in fondo, e anche ci ha avuto qualche pizzico di sfortuna nella proprio fase finale della semifinale, ma ripeto, va benissimo così e sono soddisfatto e fiero di lei. Eh sì, quella semifinale l'avete vista, sino all'11 pari, poi la vittoria a Flavia Morelli, che come già detto disputerà la finalissima contro Marina Bracone. Vediamola. Siamo sull'1-0 per Marina Bracone. Ora Flavia Morelli tira la boccia corta, colpisce, se ne va via pulita. Ora c'ha spazio per poter inserire il secondo punto. E lo fa. 2-1. Flavia Morelli prende un ottimo punto, Marina Bracconi alla bocciata, errore, ora viene all'accosto, buona la sua boccia, Flavia non inserisce il secondo punto, 3-1, Flavia Morelli non ha preso il punto, Marina Bracconi non ha inserito il secondo punto, 3-2. Marina Bracconi all'accosto, ma se ne va lontana la sua ultima boccia, così sono due punti per Flavia Morelli, 5-2. Marina Bracconi ha tirato la boccia e ha colpito due volte il pallino, 6-2 per Flavia Morelli. È sulla bocciata. Marina Bracconi sta veramente facendo poco. Non ha preso il punto.
Marina Bracconi e Flavia Morelli non ha inserito il secondo. Siamo sul 7-2 per Flavia Morelli. Flavia Morelli, la bocciata di Marina Bracconi, l'errore. E ora però si rifà Marina Bracconi, forse ha inserito il secondo punto, forse. Eh sì, dovrebbero essere 3 punti, accorcia le distanze Marina Bracconi, 7-5. Marina ha preso il punto. Flavia Morelli lo ha ripreso. Marina Bracconi alla bocciata. Ed è un altro errore. Aveva dichiarato la boccia, 8-5. Non c'è un bel gioco. L'errore di Flavia Morelli, 8-6. Forse sono un pochino stanche le due finaliste. Ora però c'è Flavia Morelli, ha spostato il pallino, un punto a terra, uno solo. Ma con l'ultima boccia sono 2 punti, 2 punti, 10-6, un punteggio così forse non se lo aspettava nessuno, 10-6 per Flavia Morelli. Ora siamo a fondo campo, punto preso da Flavia Morelli, Marina Bracconi, no, proprio la bocciata non c'è, 11-6, un solo punto alla vittoria. Ancora errore nella bocciata di Marina Bracconi, ora colpito, gli è andata bene perché il pallino va vicino alla sua boccia. Flavia Morelli tira la boccia corta, sbaglia, ci riprova. Ed è un altro errore. Ultima boccia per Flavia Morelli, ancora sulla boccia corta ed è ancora un errore. 2 punti a Marina Bracconi, 11-8, la partita è ancora aperta. Vediamo, punto preso da Flavia Morelli e punto preso da Marina Bracconi. Non sono bei punti comunque. Flavia Morelli, il punto è suo ed è il 12° punto, il punto della vittoria. Vince Flavia Morelli, Lucrezia. Vittoria inaspettata? Perché Una cosa inaspettata, no? inaspettata? Aspettata, perché dovevo perdere il girone io stamattina. Anche la semifinale è stata una bella battaglia, Con la quasi Sara? persa. La Sara sì, anzi, stavo perdendo di brutto. Ha giocato benissimo la Sara. Dopo una boccia tira l'altra e ce l'abbiamo fatta. Non desisti mai. Complimenti, No, no, non mollo mai. è una dedica. La dedica alla famiglia, alla società e al ragazzo. Ciao, Brava. grazie.
La bocciofila Passotreia, presieduta da Sergio Campiglia, non demorde. Nonostante i tempi difficili, ha organizzato anche quest'anno la sua bella gara. Anzi, le due sue belle gare. Il settimo trofeo Antica Fornace per la categoria 1 A e B e il quarto trofeo Infissi Design per le categorie C e D della categoria A. 1, A e B hanno partecipato 124 coppie, nella categoria C e D hanno partecipato 141 coppie. Insomma, per una gara serale sono stati dei bei numeri, ma ascoltiamo subito il presidente Sergio Campiglia. Hanno partecipato dei giocatori di alto livello, è venuta tecnicamente parlando una bella gara veramente. Soddisfatto? Soddisfattissimo e mi auguro di continuare per il prossimo anno col contributo dei nostri sponsor. Che... Ecco, quindi il ringraziamento va agli sponsor e? Soprattutto agli sponsor che sono i benemeriti per la continuazione di queste manifestazioni. E devo dire anche una parola di riguardo ai miei collaboratori vicini perché mi aiutano molto, li chiamo solo per nomi, Gianmario, Dino e Doriano Maccari, che mi stanno molto vicino e anzi mi danno stimolo per continuare perché io sinceramente con le vicissitudini burocratiche che il Comitato Provinciale conosce in questa società a un certo punto perdo un po' di coraggio. No, oh, dai, come? Coraggio ce l'hai sempre avuto. Coraggio se no, stimoli, cerco di prendere nuovi. Beh, certamente la burocrazia è una brutta bestia che ne soffriamo penso tutti, ma Passotreia soprattutto, perché per ottenere delle cose al di là delle persone che la rappresentano, perché è una conseguenza di tutto e noi abbiamo una struttura un po' precaria da rimettere a norma e la norma in Italia fa parte della vita quotidiana, negativamente parlando. Appello al Comune. Al Comune siamo in contatto in tutte le maniere, loro fanno la loro parte, però i tempi che sono alla prima richiesta c'è il rifiuto, diciamo, è diventata una cosa normale perché sono i tempi. La precarietà è di tutti, perciò anche gli enti pubblici. Per chiudere, Presidente, hai ringraziato gli sponsor giustamente, io volevo che tu magari dicessi una parola in più per gli Infissi Design. Ma anche certo. Perché so che ti darà ancora una mano per un'altra cosa. Allora, mi tiri fuori certe diciamo, iniziative che ancora sono segreti. Non lo diciamo. Rimangono sulla carta, perciò non ne parliamo perché poi può succedere che non si realizzano, allora faccio anche una magra figura. Però ci sono le buone prospettive per organizzare qualcosa di nuovo e sempre realizzando anche le precarietà strutturali che esistono, perché ottenute quelle, perciò devo andare un po' cauto e poi si può ripartire in bellezza e con stimoli nuovi. Un grande grazie all'Infissi Design. Infissi Design per mezzo di Rustichelli Ivano, che diciamo, è il manager dell'azienda. È un amico. È un amico, soprattutto anche di infanzia, perché siamo cresciuti insieme e lui mi riconosce sempre queste iniziative. E certo, può essere una persona per nuove organizzazioni. Ecco, lo avete ascoltato dal Presidente. Ivano Rustichelli, il titolare della prestigiosa ditta Infissi Design, è un amico che ha dato e darà ancora una mano alla bocciofila. E quindi anche quest'anno siamo andati a trovarlo. Come è successo negli ultimi 5 anni, la cantieristica si è fermata, in sostanza non c'è quasi più nulla, quindi tutto il nostro prodotto deve essere rivolto al privato, per cui abbiamo allargato la gamma e abbiamo cercato di realizzare dei prodotti che sono qualitativamente migliori ed esteticamente molto molto più efficienti.
Infatti, come si può notare da queste ultime tipologie che sono già in commercio, possiamo già partire nella produzione già subito, sono rivestite in tutti i lati. Poi abbiamo un'altra tipologia che abbiamo applicato il legno vero sulla superficie interna. Legno vero. Quindi noi dobbiamo essere bravi di poter cercare di spiegare al cliente privato la qualità e non soltanto di poter correre dietro al prezzo basso che oggi purtroppo lo trova anche supportati dal fatto della situazione economica. Ma allora a livello di prezzi come siamo messi? No, a livello di prezzi siamo messi bene, quindi non è che temiamo questa concorrenza, però dobbiamo far capire al privato che tra acquisire un prodotto estero a bassissimo costo e di cui la qualità poi non sai com'è e non sai neanche poi da chi andare a rivolgerti, quindi bisogna capire la qualità del prodotto che viene prodotto in Italia. Il presidente Campiglia ha anche accennato ai tempi difficili delle amministrazioni comunali da cui si vorrebbe una mano per alcuni lavori da effettuare nell'impianto. Alla manifestazione di Passo Treia ha presenziato l'assessore allo sport Davide Buschittari. Ascoltiamolo. Beh, è una società molto seria che opera nel territorio in modo molto attivo e diciamo che è anche un punto di riferimento importante per l'intera comunità passotreiese. Ah, bene. E mi diceva il Presidente prima che avrebbero bisogno di un aiuto economico anche da parte dell'amministrazione comunale, però sappiamo quali sono i tempi. Insomma. Oggi diciamo che sono dei tempi molto difficili anche perché c'è lo Stato centrale che taglia sempre più risorse ai comuni e quindi i comuni devono sempre fare i conti con un bilancio che piange sempre di più. Come amministrazione diciamo che ci limiteremo a mantenere quello che è stato fatto in questi anni e quindi a sostanzialmente rinnovare la convenzione che scadrà a breve sull'impianto sportivo. Dello sport delle bocce cosa ne pensa? Lo conosceva? Lo conoscevo anche se non ho mai praticato questa disciplina sportiva, diciamo che vedo che è una disciplina sportiva poco praticata dai giovani, forse bisognerebbe un po' lavorare di più su questo. Ci sono anche i giovani. Beh, io qui ne ho visti pochi, quindi forse bisognerebbe un po' magari partire anche dalle scuole per promuovere già a livello giovanile questa attività. Ed eccoci alle semifinali, qualcuna se n'è già conclusa, come quella vinta da Daniele Morricone e Gino Principi della Bocciofila Montesanto su Valerio Bernacchini e Ornello Foresi della Bocciofila Maceratese, questo nella categoria AB, mentre nella CD hanno già vinto Renzo Marinozzi e Nazareno Menata della Bocciofila San Giustese su Giuseppe Chiacchiera e Angelo Scocco della Bocciofila Morrovalle. Ora si stanno disputando altre due semifinali nella categoria AB con Enzo Pigini, Daniele Sassarini Castelfidardo e Domenico Dari, Simone Renzi Montegranaro e nella CD con i due giovani della Bocciofila di Tolentino, Jacopo Bonfigli e Matteo Palermo e Giancarlo Brizzi, Franco Gattari della Bocciofila Montecassianese. Solo 10 secondi di pubblicità, poi la seconda parte della gara di Passo Treia. Restate con noi. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Equilibrate entrambe le partite ora. Vediamo, Castelfidardo è avanti per 7-5. Sassarini, bella bocciata a fondo campo. Punto preso. C'è ora Pigini che colpisce anche lui. Vediamo. Simone Renzi non prende il punto. Tira la boccia laterale anziché venire a punto. Pigini la sbaglia 8-5. E nella CD c'è un 6-5. Poi vediamo cosa succede.
la posizione per la ripresa non è delle migliori. E comunque la Montecassianese ha pareggiato 6 a 6. L'accosto di Matteo Palermo, ci scusiamo, ma i due ragazzi si assomigliano molto. Il colore degli occhiali li potrebbe distinguere, ma da questa posizione non è facile. Ora vediamo che Montegranaro 8 a 7, mentre c'è un errore nella bocciata di Franco Gattari. E ora Tolentino può chiudere la partita e lo fa, vincono Jacopo Bonfigli, Matteo Palermo in finale nella categoria CD. 9 a 7, il 9 a 7 è per Castelfidardo. L'accosto di Daniele Sassarini. Punto preso. La bocciata di Simone Renzi. Ancora Sassarini. Ma questa volta non prende il punto. Domenico Dari può pareggiare. E lo fa 9 a 9. E insomma, anche questa è una lunga partita sul filo di lana, ce ne sono state diverse, per questo i tempi sono abbastanza lunghi. Vediamo la bocciata di volo di Daniele Sassarini, colpisce l'accosto di Simone Renzi. Ah, è lunga la sua boccia, ultima, ultima per Simone Renzi. Ricordiamo un solo punto alla vittoria per l'una o l'altra formazione, punto preso coperto. Pigini va alla bocciata di volo, molto delicata. Colpisce, vincono Enzo Pigini, Daniele Sassarini, Castelfidardo in finale. E siamo così arrivati a un'ora un po' tarda, ma ora vedremo chi vincerà fra Moriconi, Principi, Pigini, Sassarini nella categoria AB e fra Bonfigli Palermo e Marinozzi Menatta nella CD. Sassarini ha la bocciata di volo, è valida, e però a fondo campo il punto è degli avversari. 1-0, Jacopo Bonfigli, speriamo sia lui, all'accosto, prende il punto. Ora c'è Marinozzi della San Giustese che cerca di fare meglio, ma non ci riesce. Vediamo Menatta. Prende il punto. La bocciata. Aperto il gioco, Matteo. Ora viene all'accosto dopo l'errore di Jacopo. Il punto è preso, ma è stata annullata la boccia a Menatta e così il punto rimane alla coppia di Tolentino e siamo sul 2-1. Ultima boccia per Castelfidardo, Daniele Sassarini all'accosto, prende il punto e c'è il pareggio 1-1. Subito dopo, punto a terra per Castelfidardo, Sassarini non lo incrementa. E siamo sul 2-1. La bocciata di Nazareno Menatta, volevano fare qualche punto in più e invece i giocatori della San Giustese conquistano soltanto un punto, due pari. E c'è la vaga impressione che questa sera si andrà a mangiare un po' tardi. Vediamo l'accosto di Daniele Moriconi. Quanti punti? Soltanto uno, 2-2. E di qua è un punto per la San Giustese, 3-2. Nazareno Menatta all'accosto, punto preso. La bocciata di Matteo Palermo colpisce. Tre pari. E torniamo nella AB.
Ora nella AB c'è Castelfidardo che ha subito ben 3 punti e Montesanto si è portato sul 5-2. Questo dovrebbe essere Matteo Palermo 4-3 per Tolentino. E ora siamo andati un po' avanti anche a causa dello spazio che ci è permesso. E così, vediamo che i parziali sono arrivati sul 6-4 nella CD per la San Giustese e 6-3 per Montesanto. La bocciata di Principe, ora l'accosto di Daniele Zazzarini che non prende il punto, ci riprova. E ora il punto è preso. Gino Principi, ultima boccia, è l'errore e siamo sul 6-4. La bocciata di Nazareno Menatta, ora c'è l'accosto di Renzo Marinozzi e la San Giustese conquista 2 punti e si porta sull'8-5. Poi subito dopo Bonfigli e Palermo hanno la possibilità di recuperare diversi punti, ma alla fine sarà soltanto uno. E comunque siamo sull'8-6. E un punto l'hanno recuperato anche Pigini e Zazzarini, 6-5. Vediamo i giovani di Tolentino. Ora hanno un'altra possibilità di conquistare qualche punto. E alla fine ne conquistano due e siamo sull'8 pari. Jacopo e Matteo non hanno mollato. E andiamo nella AB con Morricone sembra che abbia inserito il secondo punto e sì, sono 2 punti, ma Principe non inserisce il terzo e comunque un 8-5 per Montesanto. E ora vediamo Marinozzi, non prende il punto, 1 punto a terra per gli avversari. C'è ora Menatta, nemmeno lui lo riprende, la bocciata per allargare il gioco e il gioco si è allargato così tanto che dovrebbero già dare la mano i due della San Giustese perché Jacopo Bonfigli e Matteo Palermo hanno vinto qui a Passo Treia. La tensione, il calo fisico. Chi è il più nervoso dei due? Lui. Mi vedo un po' agitatini. Lui, dando, dando. Quanto tempo è che non vincevate più una gara? Io non ho mai vinta. Ho fatto solo secondo la gara di Appignano l'anno scorso. Mai vinta? No, mai vinta. Prima? Sì. Tu invece? Mai vinto. Qualche secondo, terzo posto, ho vinto anche grazie. Una bella prima vittoria, la prima di tante Speriamo. sicuramente. E allora una bella dedica. E allora, innanzitutto al compagno e poi specialmente al presidente, a Tolentino, a tutta la Vociofila, a tutti. La dedica al presidente, alla società e una dedica particolare a nonna, lei sa il motivo. Anche a nonno. La soddisfazione, sono arrivato quarto alla Corva l'anno scorso, però per noi è che principianti è una grande occasione. Vabbè. La grande gioia di familiari, amici ed estimatori. Ora andiamo a vedere la bocciata di volo di Sassarini, bel centro. E siamo vicinissimi, 8-7. Complimenti, Daniele. L'ora è veramente tarda e ancora non si è chiusa questa gara. Però si può chiudere ora con l'accosto di Gino Principi ed è così, secondo punto 8 e 2, 10. Complimenti, avete giocato bene, ottimo bocciatore lui, Sì, ottimo, ha colpito da oggi, ha colpito sempre. Sono 10 gare d'inverno. Ah, ne fai poche. Dopo già ogni Ne volta. fai, però le vinci. Mi contento, anno lo vinto un'altra, individuale, mi Va contento. bene. Benissimo. A chi la vuoi dedicare questa vita? Questa la dico alla famiglia perché
sempre soli a casa, io vado sul bicicletta, alla famiglia. E la tua chiave? Alla società e tutta la famiglia. Finita la gara, anche se un po' troppo tardi, si va a cena dall'altro sponsor, il ristorante L'Antica Fornace. Questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti maschi, femmine. Qui si mangia bene e si sta allegri anche grazie alle barzellette di Arnaldo. Figlio della mia famiglia, sei la meraviglia. Già matura ancora pura come la verdura di papà. Figlio bello e audace, bronzo di Versace, figlio sempre più capace di giocare in borsa, di stuprare in corsa. E tu, moglie dalle larghe maglie, dalle molte voglie, esperta di anticaglie, scatole d'argento tempere. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.